Di fiamme il cielo. Wow. È aggressivo Lillidan. Zambam, zambam, bamba, zambam, za zamba, zamba, zambam, bambara, bambam, bambam, bum, 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 bum. Olè. Olè. Non abbiamo il turno 1, il turno 2 ce l'abbiamo penoso, quindi se questo ci aggra come la vita, soffriamo. Suoniamo la chitarra. Ok, olè. Famigli. Non è che c'erano molte altre solution. Suoniamo la chitarra, la batteria. Dai, zio. Su. Deve fare grandi linee di pensiero. Cazzo. Pesca un'arma, mi sa che lui è partito stralla grande. Mi sa proprio che lui qua c'è partito alla grandissima. No, andiamo di questo. Bello e bello. Bello e bello. Non traderà mai, cioè significherebbe proprio sbagliare all'infinito. E invece lui lo fa. Lui ha fatto il turno più sbagliato che poteva fare, apparentemente. Non trada faccia. Peccato. Mi sarebbe piaciuto vederti in una situazione non troppo godereccia, amico caro. No, io ti gioco peschino. Qua trade me lo vado a prendere perché è free e perché tanto siamo in una situazione abbastanza coin flip. Quindi vabbè. Ma io non avevo giocato l'esca perfetta, cioè, giusto per. Vabbè, sono 9 danni faccia, a mani bassissime, 10 danni faccia. Questo si ritorna in mano. Danni faccia per il meme. Madonna mia. Signor Pio, buonasera, come va, signor Pio? Domanda di riserva. No, ma va, ma sei fuori? Al massimo plat. Legend, no, secondo me c'è troppi pochi punti per riuscire a fare legend. Cioè ne prendo troppi pochi quando vinco. Penso che sia proprio abbastanza, non impossibile perché figurati, però secondo me lunga, 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 lunga. Sarebbe possibile, però. Porca puttana. Nessuna. È quello il problema. Lui mi può tradare tutto easy. No, dai, non si dicono queste sciccherie, queste monellate. Domanda di riserva. No, facciamo questo. Lui si risveglia sto turno qua, vero? Tra l'altro è abbastanza cancerogeno.
Questo a noi piace, così non me lo tradi. No, me lo tradi comunque. Ma non credo. Però... penso che siano estremamente pochi avvezzi al gaming, sai? Comunque, ho tipo... oh, cazzo, finalmente ha finito di rompere i coglioni. Ma allora, vedendo la velocità con cui muove il mouse sul computer, ti direi che no. Porcata puoi fare? Aia. Porca troia, ma perché c'è così pochi HP? Ma me ne sono accorta adesso, porca puttana. Vabbè, non riesco a vincere, eh? 10, 17, 19. Al posto sarebbero 16, 19. Che cazzo dico? Sarebbero 12, 15, 22. Non ho giocato per un cazzo di segreti. Mi serve. No, non ce la posso fare. A prescindere, non posso farcela. Io non ho neanche taunt. Secondo me ce li ha da... vabbè, non abbiamo attaccato, ma secondo me ce li ha sicuramente. Tre danni ce li ha. Cioè, due danni deve avere d'arma, oppure uno con carica, è il Demon Hunter. Figurati, appunto. Non c'erano dubbi. Comunque non c'era l'Ital, quindi va bene così, questo era impossibile. Unlucky! Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Però forse sai che ne prendo due se vinco? Forse. Quella partita lì praticamente non ne ho giocati di segreti. Per YouTube. Però proprio quella partita lì, in segreti, ce ne sono stati. Anche le sconfitte, ovvio, tutto. Sono più belle le sconfitte. Delle vittorie. No. È più bello vedere che perdo. Finito. Ma se sono gold, che cazzo di pro player? Fossi primo legend potrei dire. Ma cazzo, le ha vinte tutte. Gold. Gold no, a gold non sei pro player. Che senso cancellano il tracker? No, io le faccio vedere tutte le mie 35 lose. Cazzo mi frega. No, io voglio il topo, così tu rimani a piangere per i prossimi 47 turni cercando di capire che segreto ho. Cazzo di mago bastardo. Ti verrà il mal di testa, guarda, eh. Per ora se ne sbatti i coglioni. Beh, ma tanto si gioca qualcosa, non è un problema. E non farà più niente.
in che senso lo fanno anche con BG? Questo devi spiegarmela meglio. Cioè, uno sta lì davvero. Ah, ma non ha senso. Cioè, uno non può vincere sempre. È impossibile. Penso, poi magari uno ci riesce, tipo GG con lui, però ecco. Sei la persona più triste di sto mondo, zio, Tom. Sto giocando tutti i segreti che la partita di prima non ho giocato. Guarda, adesso non attaccherà mai faccia perché pensa di trovare Explosive Trap. Il problema è che ce li ha tutti tranne Explosive Trap. Porca puttana, se n'è accorto. Beh, lui ne ha giocate di carte sto turno, eh. Vabbè, almeno ha trovato Explosive Trap. Questa ti torna in mano e la prendi maxata e ti inculi. Servitore da 3 mana che ci dà delle grandissime vibes interessanti. Ok, loro due. Tra l'altro devo anche cambiare Nemo qua. Perché è un mago aggro lui, cioè? Oh Madonna, inizia con i suoi cazzo di congelamenti, infilateli nel. Non si può dire. Anche su Instagram mi chiamo così. Qui devo cambiare il nome. E lo cambierò tra 2 settimane. Madonna, sei la persona più triste di sto mondo. Io li odio i maghi. Vaffanculo. Penso che sia. No, Instagram non ce l'ho nei comandi. Però dovrebbe essere punto esclamativo Insta, qualche stronzata del genere. Cioè, dammi lifesteal. Sei uno stronzo. Cioè, fortissimo, per amor di Dio, però non è lifesteal. Globo misterioso, saggezza morte. Non partire. Tutto useless. Non c'è. Basta che scrivi Jacopo C98. Fai prima così. Ma tanto è profilo privato. Dico accettati. Guarda come diventa grande, è tutto grandissimo. Vabbè, ci credo, non è un segreto. Ok, becchiamoci una fireball dritta in faccia e siamo contenti. Perché mi devi lasciare la speranza, zio? Tira sta cazzo di fireball. Il lecco calcio? Come hai giocato? La realtà
Oh madonna mia, ma quanto è fastidioso lui! È fastidioso, è fastidioso! È un rompicoglioni, madonna! Toh. Ah beh, interessante. No, io te l'ho detto calcio, penso che te ne sei accorto proprio zero. Madonna mia. Ci mancava. Ma vaffanculo, eh! Vabbè, vabbè, è un'altra volta. Che cazzo è? Un agro control scancroso, ma madonna mia! Hai rubato i pacchetti degli altri. Quindi 7 win? Che cosa ha vinto? Che cosa ha vinto? Mi dica che ha trovato qualcosa di estremamente bello. Estremamente bello e pieno di wagyu. Guarda le porcate che fanno. Ma vedi? Sono più interessanti le loro. Guarda come sono particolari. Ce n'è un altro carino, carino. Una cazzo di zanzara. Dai, vinca. Oppure trada. Se hai il coraggio, tradami l'1-1. Tradami l'1-1. Niente, ha vinto di sbaffo. Di cancreata. La luce porterà alla vittoria. Siamo pronti a tirar consigli. Vorrei un servitorino? No, va bene. Chiedo scusa per averlo chiesto. Chiedo umilmente scusa per Bacco. Ok, abbiamo turno 1. Contro il prete. Puoi fare porcate. Clap, 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 clap. Andiamo di questo. Possiamo buffarlo, ribuffarlo, poi riribuffarlo. Però lui potrebbe avere la spella a due mani che ci ammazza qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Se noi facciamo una cosa del genere. Vabbè, andiamo in curva. Secondo me è molto carino e coccoloso. Mi sa che ancora non si attiva il nulla cosmico, quindi io direi che ti gioco anche questo e questo. Lui c'ha la coin, quindi dagli quella lì non c'è la minimamente voglia. Questa qua che non so quando lo mettiamo in campo e questa qua. Così lui adesso sicuramente va a testare la coin e la coin a noi ce ne sbattiamo ampiamente. Sono tutti segreti relativamente easy da fare, almeno tre di questi.
Esattamente. Coin non è un problema per noi al momento. Lo sapevamo, l'abbiamo giocato in curva. Mi viene un servitore leggendario del sacerdote. A noi non serve. Non ci dà minimamente problems. Due. E via. Noi facciamo di questo, andiamo ovviamente a baffarcelo con una bananina, siamo pronti, un po' di danni face e boom. Prima o poi devi evocare qualcosa, cioè non mi puoi continuare a giocare intorno ai segreti. Bello macchinoso, ma zii, prima o poi ti capita. Infligge 5 danni. Onesto. Lo vuoi fare, eh? E ti tornerà in mano. Bello costosino. Certo, non è il turno più bello della vita. Anzi, fa abbastanza pena. Però a noi questo dobbiamo farlo. Così, così e anche così. 5 mana, sì, ok, l'abbiamo pagato un botto, potevamo fare altro, no. Quindi secondo me va benissimo così. Questo ci dà fastidio. Abbiamo fatto molto bene a fare trade. Finalmente abbiamo un servitorino. Bello sto plasma sogni così. Abbiamo l'ultima banana disponibile. Che ci va qua. Possiamo tranquillamente andare tutto face perché io voglio cercare di fargli più danni possibili. Tradare pezzo non mi interessa tanto. Può ovviamente andare a salvarsi il culo in 57 modi diversi. Value trade lo sai che non puoi farlo. Ok. Non ce la faremo mai a vincere in tempo. Assolutamente no. Cazzo. Sicura troppo. Non proprio un'ottima idea, zio. Però cos'è che fa sto rantolo? Ok, c'è rimasto in vita solo lui. Se gioca un'altra carta potrebbe esserci interessante. Quante carte ha giocato? Ok, perfetto. Grazie, zio. Io farei di questo. Danni e danni. Problema che ci servirebbe il peschino a noi più che questo in sta situazione, perché tanto non ce lo stacca. Avremmo l'ital se non ci succedono cose strane, ma sicuramente si va a curare all'infinito. Ok. Noi non passeremo mai dentro di lui. Siamo abbastanza nella popò. Non ho perseguito intenzionalmente. Beh. Bene. Beh, avremmo perso comunque, però così è più divertente. Così proprio siamo sicuri di non perdere per Zilex, ma siamo sicuri di perdere per infinite cose. Io qui l'Ital non lo potrò trovare mai nella vita. Neanche con ovviamente amici di pezza, è impossibile.
Però li giochiamo tutti perché sono belli. E niente, penso sia finita nel giro di estremamente molto 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 poco tempo. Ma vediamo se sarà così. Lui va bene, me lo baffa, ma ormai è totally useless. Totally useless. Ah, che bello. Ci serviva. Madonna mia, comunque sacerdote, se funziona tira giù di quelle porcate. Ci mancava. Beh, noi peschiamo comunque, eh. Lui c'ha l'ital? Riesce ad aver l'ital? No? No, però va bene, facciamo da soli. Boom. Ci ha counterato di brutto.